Il tema del corso ha per oggetto i cosiddetti bias cognitivi o distorsioni cognitive. Intendiamo per bias cognitivi errori sistematici che l'essere umano compie poiché la sua mente è strutturata in modo tale da essere indotta in errore facilmente di fronte a certe tipologie di stimoli. Poiché questi errori sono di varia natura e si verificano in tantissime occasioni, e ovviamente si verificano tantissimo anche nel mondo scolastico, nei rapporti, nella valutazione, nella presa di decisioni, nella gestione delle relazioni. E può essere molto utile capire la natura di questi errori sistematici, dove la mente umana tende a sbagliare, perché tende a sbagliare, come evitare il maggior numero di questi errori. E come insegnare agli studenti a evitare questi errori, considerata la portata che hanno per la qualità delle loro scelte e quindi per la qualità della loro futura e della costruzione del loro progetto di vita. Detto questo, facciamo qualche rapido cenno di tipologia di errori. Allora, sistema 1 e sistema 2 sono due nomi utilizzati nel campo della cosiddetta economia comportamentale, e utilizzati moltissimo da Daniel Kahneman, che è premio Nobel per l'economia, psicologo sociale di altissimo livello, il quale ha definito con questi due nomi, il sistema 1 ha indicato il sistema, diciamo, delle risposte legate alle emozioni, all'impulso, all'immediatezza. E il sistema 2 invece è il sistema di risposte e di decisioni legate invece al controllo razionale, ponderato sulla base dei dati disponibili. Allora, l'effetto priming ha a che fare con risposte da sistema 1. Allora, immaginiamo la percezione e lettura di una parola incompleta. Questa è la parola incompleta. Nel mondo anglosassone, la parola incompleta in questo caso verrebbe letta probabilmente o percepita, se è per esempio presentata per un tempo abbastanza rapido, come soap. In questo secondo caso, la stessa parola incompleta, gli stessi del mondo anglofono la percepirebbero come soap. La differenza è data dall'effetto priming, cioè dalle immagini che hanno precaricato nei nostri schemi cognitivi, attraverso l'immagine di qualcosa che si mangia, di qualcosa di una scena in cui sono in gioco aspetti alimentari. La preferenza per una parola che ha a che fare con l'ambito semantico alimentare piuttosto che con l'ambito semantico della pulizia, in questo caso del sapone. Quindi io percepisco in modo diverso una stessa stringa di elementi ambigui senza rendermene conto per il semplice fatto che la mia risposta viene precaricata dallo stimolo precedente che l'ha attivata senza che io me ne rendessi conto. Di queste situazioni noi ne viviamo centinaia probabilmente in un stesso giorno. E ovviamente senza rendercene conto, senza tematizzarle, senza farle entrare nella nostra scena mentale. Ora capite la portata di questo tipo di condizionamento, perché noi possiamo prendere una decisione oppure scegliere di percepire, di interpretare uno stimolo incerto, ambiguo, non perfettamente codificato in un modo o in un altro, a seconda del modo in cui viene precaricata la risposta sulla base di stimoli attivanti che non governiamo del tutto. Un esempio di priming è quello dato dalla cosiddetta suggestione. Sono bravi, per esempio,
psicologi, sono bravi anche gli avvocati, ad esempio, nel favorire l'effetto priming attraverso domande poste in un certo modo al loro interlocutore. Hanno fatto un esperimento interessante una volta che aveva a che fare col ricordo si vedeva un filmato, due gruppi vedevano un filmato di una macchina che andava a sbattere contro un muro. A distanza di tempo, i due gruppi dovevano ricordare più o meno la velocità, interpretare, ipotizzare e ricordare la velocità che secondo loro aveva la macchina quando è andata a impattare il muro. A un gruppo è stato chiesto che velocità aveva la macchina quando ha sbattuto contro il muro. A un secondo gruppo, che aveva visto lo stesso filmato e che ha dovuto rispondere dopo lo stesso tempo di attesa, la domanda era stata questa. È stato chiesto a che velocità andava, secondo voi, per quanto riuscite a ricordare, la macchina quando si è schiantata contro il muro. I ricordi delle due velocità nei due gruppi sono stati diversi. Il ricordo da parte del gruppo a cui era stata posta la domanda col verbo sbattuto contro il muro, piuttosto che schiantato, erano ricordi di velocità inferiori rispetto all'altro. Cioè la parola, il verbo, aveva attivato un'interpretazione mnestica di un tipo piuttosto che di un altro. La parola sbattere dava un'idea come dire, di impatto inferiore, la parola schiantarsi dava l'idea di un impatto superiore. E già solo, semplicemente questo attivava un ricordo diverso, o meglio, un'interpretazione diversa dello stesso ricordo. E davano risposte diverse. Capite, per esempio, come in un'aula di tribunale sia relativamente facile se uno dei due, il pubblico ministero o l'avvocato, a seconda del caso, non pongono un'obiezione, preattivare ricordi falsi o quantomeno, diciamo, modificabili nella mente, nella memoria, dell'interlocutore, semplicemente utilizzando un certo tipo di domanda rispetto a un altro. Anche questi sono esempi di effetti priming. Un altro esempio di effetto priming è l'esperimento del cosiddetto occhio che ti guarda. Dei dipendenti in un coffee room universitario sono stati sottoposti a un esperimento, ovviamente a loro insaputa. Si era scelto di creare la scatola dell'onestà. Cos'è la scatola dell'onestà? Un posto, una scatola dove si mettono i soldi per l'acquisto di bevande, in un bar. Bene, cosa è successo? A un certo punto, sull'elenco delle bevande con i relativi prezzi, sopra l'elenco viene attaccato un tabellone, al quale in settimane diverse veniva affissa, e per 10 settimane, un'immagine diversa. O immagini di fiori o di cose simili, o immagini di occhi. Bene, quando le immagini del tabellone sopra l'elenco dei prezzi erano occhi, la scatola dell'onestà vedeva un pagamento del triplo rispetto a quello che era quando invece c'erano i fiori nel tabellone. Cosa succedeva? Si creava un effetto priming per cui l'immagine dell'occhio dava l'idea di un controllo esterno, anche se ovviamente non c'era nessun controllo esterno. La rivista e l'articolo che ha, come dire, raccontato, descritto questo esperimento è quello che vedete qui sotto. Sono stati fatti tanti esperimenti di questo tipo, hanno tutti confermato questo tipo di effetto priming. Un altro esempio di effetto priming legato al voto è stato quello di un condizionamento sulle scelte di voto in Arizona, quando bisognava decidere se aumentare o meno i finanziamenti alle scuole. Bene, lì dove il seggio elettorale era all'interno di una stessa scuola, di una scuola, i sì a favore dei finanziamenti alle scuole aumentavano enormemente. Anche lì dove non era un seggio elettorale interno a una scuola, ma dove c'era comunque strutture o mobilio tipicamente scolastico, aumentavano i sì al finanziamento alla scuola. La cosa interessante è che questo tipo di condizionamento superava perfino la presenza o meno in famiglia di bambini, di ragazzi che andavano a scuola. In poche parole, la persona che andava a votare nel seggio elettorale era più condizionata dal contesto
e quindi dall'effetto priming che quel contesto scatenava, più di quanto non fosse indotta a dare sì, piuttosto che no, per il fatto di avere dei figli che avrebbero potuto godere ovviamente di maggiori finanziamenti, grazie al voto favorevole, in quell'occasione. Un altro esempio di effetto priming è quello legato al cosiddetto esperimento, dei vetri rotti. Nel 69 Filippo Zimbardo, diciamo, allestisce un esperimento che consiste che ha questa fisionomia. Due auto vengono poste, due auto sì, praticamente della stessa marca, dello stesso modello, vengono parcheggiate per tanti giorni e lasciate quindi incustodite in due zone di New York, una zona, diciamo, residenziale, Palo Alto, è una zona ovviamente, insomma, a più alto disagio socio-economico, che era del Bronx. Cosa è successo? Dopo una settimana la macchina che si trovava nel quartiere di Palo Alto era totalmente, assolutamente intatta, mentre la macchina che si trovava nel Bronx era praticamente distrutta. Allora, in cosa è consistito l'esperimento? A un certo punto i ricercatori hanno fatto una cosa. Hanno rotto un vetro nella macchina di Palo Alto, macchina parcheggiata a Palo Alto. Nel giro di pochissimo tempo, la macchina parcheggiata a Palo Alto ha fatto la stessa identica fine della macchina che era stata parcheggiata nel Bronx. Nell'82, Wilson e Kelling, definiscono la cosiddetta teoria della finestra rotta. Se in un quartiere, anche un ottimo quartiere, tu rompi un vetro in una finestra, prima o poi questo effetto scatenerà una serie di comportamenti vandalici che peggioreranno enormemente la vita in quel quartiere. Nel 94 Rudolph Giuliani ha voluto seguire questo principio. E cosa ha fatto? Ha inteso combattere la criminalità newyorkese partendo da un controllo severo dei biglietti, del pagamento dei biglietti della metropolitana. I dati gli hanno dato ragione. Nel momento in cui si è visto che tutti quelli che non pagavano il biglietto della metro venivano sottoposti a multa, questo ha creato un effetto farfalla, un effetto a catena che ha diminuito nel tempo tutti i reati in quella città, perfino gli omicidi. Qual era l'effetto, diciamo, catalizzatore? L'effetto catalizzatore è stato questo, evidentemente. Il controllo dello Stato veniva percepito maggiormente su cose piccole come i biglietti della metro e quindi esteso come una sorta di effetto alone su cose grandi come quello delle rapine, dei furti o degli omicidi. Altro esempio di priming. Un secondo esempio di cui vorrei parlarvi, un secondo bias, è legato alla cosiddetta deflezione dell'io. Cosa vuol dire? Noi abbiamo di fronte a una situazione che ci tenta un po', per esempio, che ci tenta a dare una risposta impulsiva, abbiamo esigenza di un autocontrollo, cioè di gestire la scelta della risposta per darla, come dire, per prendere la decisione più giusta, più corretta. Ma questo qua presuppone un lavoro mentale. Ora, cosa succede? Se noi siamo sottoposti a un lavoro mentale impegnativo, o se abbiamo appena affrontato un lavoro mentale impegnativo, tendiamo più facilmente a cedere all'impulso. Più o meno come tenderemmo a cedere più facilmente all'impulso se non avessimo dormito o se fossimo, come dire, indotti dall'effetto dell'alcol. Nello stesso tempo, viceversa, tendiamo a produrre meno energie di fronte a uno sforzo psico-emotivo significativo. Se prima abbiamo dovuto resistere ad una tentazione. A un gruppo che era, come dire, che avevo dovuto scegliere se mangiare roba, diciamo così, non dannosa, più o meno salutare, o piuttosto roba appetitosa ma meno salutare, il gruppo che aveva deciso di mangiare roba più salutare si era quindi non si era fatta tentare dalla scelta meno positiva, aveva avuto più difficoltà nel gestire un successivo compito
cognitivo complesso. Perché la depressione dell'io aveva causato una sorta di perdita della motivazione a esercitare un lavoro complesso. Chi invece si era accontentato, aveva lavorato, come dire, aveva scelto la cioccolata, quindi aveva preso la decisione meno stressante, meno legata all'autocontrollo, aveva energie maggiori per gestire il compito complesso, il problema che doveva risolvere. Un classico esperimento è stato quello compiuto da Kahneman e Tversky sui giudici israeliani. Praticamente cosa succede? I giudici dovevano, normalmente erano chiamati a decidere se concedere o meno la libertà sulla parola dei detenuti. Normalmente per decidere ogni pratica ci volevano circa 6 minuti di tempo per capire se la persona in questione è una persona, come dire, degna di fiducia per avere la libertà sulla parola oppure no. L'analisi delle pratiche comportava un'analisi di diversi aspetti di quelle pratiche e normalmente solo il 35% delle richieste veniva accolta. La cosa interessante che hanno notato Kahneman e Tversky è che c'era una correlazione fra le richieste accettate dai giudici e il tempo trascorso rispetto all'ultima pausa. Cioè, quanto più un caso capitava nelle mani dei giudici in un periodo piuttosto distante dall'ultima pausa, tanto più probabile era che quei giudici rigettassero la richiesta. Quando i giudici dovevano scegliere dopo aver mangiato, l'accettazione delle richieste arrivava al 65%, quindi quasi il doppio rispetto al normale. Quando invece dovevano scegliere, e il caso capitava loro prima del pasto, quindi quando avevano insomma, parecchia fame, parecchia stanchezza accumulata, si tendeva a scendere a zero. Quindi la decisione alla fine, se concedere o meno la libertà sulla parola, veniva decisa, veniva come dire, presa in buona parte sulla base di fattori di questo tipo. Cosa succedeva? La stanchezza tendeva a privilegiare la risposta più naturale, più ovvia, più scontata, più immediata. La risposta più naturale era negazione della libertà sulla parola. Infatti, la percentuale era inferiore, il 35%, rispetto ai casi negati, la percentuale dei casi accettati. Immaginate, per esempio, quanto possa incidere, se vogliamo fare un esempio scolastico, la decisione di mettere un voto o meno a uno studente in un compito scritto sulla base del fatto che siamo più o meno stanchi, più o meno affamati, più o meno assonnati. Fluidità cognitiva e tensione cognitiva. Allora, qui diciamo non si vede bene, però diciamo che immaginate una situazione di questo tipo. Adolf Hitler è nato nel 1987. Ora, qui sono colori che qua non si vedono, ma immaginate una scritta molto più sbiadita, più piccola, dove si dice invece che Adolf Hitler è nato nel 1889. La maggior parte delle, scusate, 1900, 1891. La maggior parte delle persone sceglierebbe, non sapendo qual è stata la data di nascita di Adolf Hitler, quindi fra 887 e 891, sceglierebbe 1887, si fiderebbe meno di questa scritta qua che si vede e non si vede. Ora immaginate comunque che questa parte almeno si veda, sia pur male. Perché sceglierebbe l'87? Perché è scritto meglio. Cioè indurrebbe meno tensione cognitiva, più fluidità cognitiva, cioè una situazione più scorrevole, più semplice, più leggibile e quindi più affidabile. Quindi la risposta intuitiva verrebbe privilegiata. In realtà Hitler non è nato né nell'87 né nel 91, è nato nell'89. Quello che conta però è capire che la maggior parte della gente sceglierebbe la risposta più fluida, legata a una leggibilità maggiore. Qual è la caratteristica della fluidità cognitiva? Per fluidità cognitiva intendiamo quindi quella situazione in cui il dato, gli stimoli che dobbiamo elaborare sono abbastanza semplici, si richiamano a cose che già sappiamo, sono scritte in modo molto chiaro e quindi non stimolano in noi,
Quindi determinano un compito molto chiaro, facile, non abbiamo bisogno di attenzione, di particolare concentrazione e possiamo rispondere in modo intuitivo. Quando c'è fluidità cognitiva, anche l'umore complessivo è migliore, proprio perché siamo meno indotti a uno sforzo. Quando però succede questo, in automatico qualcosa di negativo avviene anche. Siamo più creduloni in casi di fluidità cognitiva. Tendiamo a credere maggiormente a ciò che ci viene proposto. Tendiamo a fidarci di più e tendiamo anche a commettere più errori. In caso invece di tensione cognitiva, quando per esempio un testo è meno leggibile, quando va interpretato, quando, come dire, ci sono elementi anche semantici che lo rendono più complesso e quindi il compito appare più difficile, viene richiesto l'intervento del sistema 2, non più del sistema 1, cioè del sistema, diciamo, della ponderazione razionale, quindi del calcolo più analitico. In questo caso siamo più vigilanti, ci stanchiamo di più, ci sentiamo meno a nostro agio, proviamo emozioni meno positive, siamo meno esplorativi, creativi e intuitivi, però commettiamo meno errori. Un esempio ce lo dà il cosiddetto Cognitive Reflection Test, test di riflessione cognitiva. Allora, vengono somministrati a degli studenti, in questo esperimento, dei test che sono strutturati in modo da indurre una risposta intuitiva, che però è sbagliata. Ora vedremo quali sono. Allora che succede? Scattano le cosiddette euristiche mentali, cioè dei trucchi che noi utilizziamo mentalmente senza neanche rendercene conto per risolvere determinati problemi. Non sono algoritmi, sono euristiche, quindi trucchi per rispetto a, come dire, che non definiscono strade sicure, ma che comunque potrebbero funzionare, nella maggior parte dei casi dovrebbero funzionare. Allora, il test più o meno è composto da questi tre problemi. Una mazza e una palla costano complessivamente 1 euro e 10 dollari. Scusate, 1 euro, 1 dollaro e 10 centesimi. La mazza costa 1 dollaro più della palla. Quanto costa la palla in centesimi? Questo è la struttura del quesito. Il quesito è volutamente posto in modo tale che la risposta intuitiva sia di un certo tipo. La mazza costa 1 dollaro più della palla. Quanto costa la palla? La risposta intuitiva è 10 centesimi. Un dollaro più 10 centesimi, alla fine farebbero 1,10 dollari. In realtà non è così, perché se la palla costa 10 centesimi e la mazza costa 1 dollaro, non c'è 1 dollaro di differenza, ma 90 centesimi di differenza. Quindi la risposta corretta, direbbe il sistema 2, non il sistema 1, che invece sarebbe indotto a dire 1 dollaro, e 10 centesimi, la risposta corretta è 0,5 centesimi, perché la mazza costa 1 dollaro e 0,5 centesimi e la palla costa 0,5 centesimi. A questo punto la differenza è 1 dollaro. Secondo problema, se 5 macchine in 5 minuti producono 5 arnesi, quanto tempo occorrerà a 100 macchine per produrre 100 arnesi in minuti? Potete dare un'occhiata al quesito, magari dandovi più tempo, ovviamente. Ma la risposta intuitiva che viene da dare è quella di dare 100 minuti, perché è simmetrica rispetto al 5-5-5. In realtà la risposta corretta è 5 minuti. Ma per arrivare alla risposta corretta bisogna riflettere, fare qualche calcolo, fare qualche ragionamento. Quindi evitare la tentazione della risposta intuitiva. Terzo, diciamo, quesito. In un lago c'è una macchia di ninfee. Ogni giorno la macchia raddoppia di dimensioni. Se occorrono 48 giorni perché copra l'intero lago, quanto tempo ci vorrà perché copra metà lago? Anche qui c'è una risposta intuitiva. La risposta intuitiva sarebbe: beh, se occorrono 48 giorni perché copra l'intero lago, perché ne copra metà, ce ne vorranno 24. La metà di 48. Risposta ovviamente sbagliata. Perché copra metà lago ci vogliono 47 giorni, poiché ogni giorno si raddoppia. Quindi evidentemente 47 siamo a metà lago, 48 siamo all'intero lago.
49 sarebbe il doppio del lago. E così via. Ancora una volta, questa risposta viene data se e soltanto se interviene il sistema 2 e non la tentazione del sistema 1, cioè quella della risposta più immediata, intuitiva. Ora, verrebbe da dire, beh, insomma, sono problemi che con un po' di attenzione si risolvono, insomma, non sono così difficili. Sicuramente gente colta, gente, come dire, preparata, li risolverà facilmente. Bene, quando sono stati somministrati questi test a 3.500 studenti statunitensi, soltanto il 17% ha risposto correttamente. Più del 50% dei laureandi, non degli iscritti, ma dei laureandi delle migliori università del mondo, sono fra l'altro Harvard e il MIT di Boston, non sono riusciti a fornire tutte e tre le risposte corrette. Un esperimento interessante su questo, diciamo, cognitive reflection test è stato quello sottoposto a 40 studenti di Princeton, un'altra grande università americana. Metà di questi studenti hanno letto il testo di due problemi in caratteri piccoli e sbiaditi, quindi scarsa leggibilità, quindi tensione cognitiva, quindi fatica. Un'altra metà ha affrontato i problemi leggendoli con caratteri più chiari, quindi alta leggibilità, quindi maggiore fluidità cognitiva, quindi meno fatica. Bene, i risultati sono stati questi. Un errore nel test, almeno un errore del test, è stato fatto nel 90% dei casi dagli studenti in condizione di fluidità cognitiva, cioè dove i problemi erano scritti con caratteri più chiari. Mentre invece il gruppo, diciamo, più sfortunato, diciamo così, che aveva i caratteri più piccoli e sbiaditi, ha dato una risposta, diciamo, ha compiuto errori soltanto nel 35% dei casi. In poche parole, il gruppo con i caratteri che doveva leggere i problemi con caratteri piccoli e sbiaditi è stato molto più performante, molto più corretto e ha fatto molto meno errori rispetto al gruppo che aveva invece posto il problema in caratteri più semplici e più leggibili. Perché succedeva questo? Con i caratteri più chiari entrava maggiormente in azione il sistema 1, con i caratteri più piccoli e sbiaditi entrava per forza, quindi in condizioni di tensione cognitiva, entrava più in rapporto, diciamo, in azione il sistema 2. E quindi una maggiore capacità di scartare la risposta intuitiva. Un altro bias tipico viene chiamato bias di conferma. Cosa succede? Noi tendiamo a ricordare certe cose in un modo tale che confermino le nostre idee e non tendiamo molto a cercare dati che falsifichino le nostre idee. Ora, si potrebbe dire tanto su questa cosa, mi limito a un esempio molto semplice. Pensiamo alla cosiddetta memoria associativa come base dei bias di conferma. Se chiediamo a una persona che conosce Carla, Carla, secondo te, è intelligente? La persona, poiché la domanda è stata posta così, cercherà nella propria memoria una serie di casi, di situazioni, di stimoli, di memorie, che confermino l'ipotesi che Carla è intelligente. Poniamo che la persona sia convinta che Carla è intelligente. Cercherà una serie di esempi di intelligenza di Carla. Se alla stessa persona chiediamo invece, Carla, secondo te, è stupida? La stessa persona che pur pensa che Carla è intelligente cercherà invece in memoria una serie di situazioni in cui magari Carla non ha poi dimostrato tutta questa grande intelligenza. La persona pensa sempre che Carla sia intelligente, ma comincia a cercare nella memoria qualche controesempio, qualche esempio che vada nella direzione della non tanto intelligenza di Carla. Cioè il modo in cui è formulata la domanda induce un certo tipo di ricerca congruente a livello di memoria da parte del soggetto. In poche parole, tendiamo a recuperare memorie diverse sull'intelligenza di Carla a seconda di come viene posta la domanda. Un esempio classico di bias di conferma è il cosiddetto effetto alone. Due esperimenti interessanti di Landy Aronson. A un gruppo di persone viene presentata la vittima di un incidente automobilistico. Metà gruppo
vede come vittima di un incidente automobilistico una donna attraente. Un'altra metà invece vede come vittima una donna poco attraente. Ai due gruppi viene chiesto di emettere una sorta di sentenza di colpevolezza collegata a una certa pena quantificabile nei confronti del responsabile dell'incidente. Bene, ci sono state sentenze di colpevolezza diverse nei due casi. La sentenza di colpevolezza collegata a una pena maggiore era legata al caso in cui la donna fosse attraente. Nel caso in cui la donna vittima era meno attraente, la sentenza di colpevolezza e quindi la pena attribuita al colpevole era minore. Un caso analogo ma variato è questo qui. Tre gruppi di persone di fronte a un compito analogo potevano però osservare soltanto non più stavolta la vittima, ma l'imputato. Un gruppo aveva di fronte un imputato attraente, un altro gruppo un imputato poco attraente, un altro gruppo ancora aveva davanti un imputato che non era né particolarmente attraente né particolarmente non attraente. Bene, ancora una volta il dato effettualone veniva confermato. All'imputato attraente veniva addebitata una pena inferiore rispetto all'imputato poco attraente e all'imputato, diciamo, di aspetto normale. Cosa succedeva? Perché si chiama effetto alone? Perché l'aspetto fisico veniva esteso, il giudizio sull'aspetto fisico veniva esteso a un giudizio più generale. E questo procurava una risposta diversa da parte dei soggetti. Non si poteva farla franca così facilmente, creando problemi e creando un incidente a una donna particolarmente bella. Oppure non poteva essere particolarmente colpevole una persona con una faccia così simpatica e così bella. Ora, per esempio, nella valutazione, pensiamo dei compiti in classe, quanto incide l'effetto alone o quanto incide l'effetto alone nelle verifiche orali, per esempio. Un certo modo di parlare, una certa calligrafia, induce nell'insegnante, se non si sta attenti, la possibilità dell'effetto alone. Cioè, siccome scrive in modo molto chiaro, siccome scrive in modo con una grafia molto piacevole, in automatico questo ragazzo sarà anche relativamente bravo. Non è detto affatto che le due cose siano collegate. E così via. Si possono fare decine di esempi in questo senso. Altro esempio dell'esperimento di Solomon Asch sull'effetto alone. Immaginate queste due serie. Cosa ne pensate di Alan e Ben? A due gruppi vengono presentate queste serie di giudizi. Quindi al primo gruppo, Alan è intelligente, industrioso, impulsivo, critico, ostinato, invidioso. A un secondo gruppo, a cui si parla di Ben, viene chiesto questo. Ben è invidioso, ostinato, critico, impulsivo, industrioso, intelligente. Bene, il gruppo che doveva decidere della qualità di Alan in una scala di punteggio attribuiva ad Alan un giudizio più positivo che a Ben, eppure erano gli stessi identici aggettivi, semplicemente messi variati nella loro sequenza. Cosa succedeva? Le prime parole, i primi aggettivi determinavano un effetto alone su tutto il resto, per cui siccome Alan era intelligente e industrioso, tutto il resto veniva visto un po' come un elemento tutto sommato veniale o addirittura interpretabile come fenomeno di intelligenza. L'impulsività veniva interpretata come un'intelligenza particolarmente intuitiva, per cui l'impulso significava una persona che aveva fiuto, per esempio. Critico è perché una persona intelligente è anche una persona che sa analizzare criticamente le cose. Ostinato, perché una persona intelligente come dire, si impone certe scelte e le persegue fino in fondo. Invidioso, perché una persona intelligente si rende perfettamente conto che non è giusto che altri godano di ciò di cui lui non gode, poiché lui è una persona così positiva. Quindi anche gli elementi più negativi venivano implicitamente interpretati come positivi, poiché l'effetto alone scatenava. Veniva scatenato da due aspetti positivi. Quando invece si partiva con gli aspetti negativi, tutto questo poi a cascata aveva
effetti su tutto il resto. Una persona invidiosa e ostinata, critico, e beh, ce lo aspettiamo, impulsivo, chissà quante ne combina, industrioso, magari nel male, intelligente, sì, un'intelligenza che magari poi può esercitare scelte negative, quindi prestata a scelte moralmente magari non accettabili. Ultimo aspetto che volevo qui farvi, come dire, presentarvi, è la cosiddetta avversione alla perdita. Allora, se Kahneman e Tversky hanno sottoposto una serie di problemi di questo tipo, una serie di quesiti di questo tipo, diciamo, nei loro esperimenti, ai soggetti dell'esperimento. Che cosa scegli? Ricevere sicuramente $900 oppure il 90% di probabilità di ottenerne 1000? Questo era un primo problema. La persona doveva decidere se ricevere sicuramente $900 oppure poter godere della possibilità al 90% di ottenerne 1000. Secondo problema, cosa scegli? Perdere sicuramente $900 oppure il 90% di probabilità di perderne 1000? Di fronte a questa scelta, l'essere umano sceglie il problema 2. Cioè, nel primo caso sceglie i $900 e non vuole affrontare il rischio di perdere quei $900, sia pur col 90% di possibilità di guadagnarne 1000. Nel secondo caso, perdere sicuramente $900 è una cosa che non si accetta, e allora si preferisce rischiare di perderne 1000 al 90%, ma avere un 10% di non perderle affatto. In poche parole, quando la perdita è sicura, si può provare a rischiare. Quando non è sicura, l'essere umano tende a non rischiare. Si chiama avversione alla perdita, cioè la sensibilità nei confronti della perdita è superiore rispetto a quelle della vincita. Lo dimostra il fatto che se noi scegliamo, per esempio, andiamo rapidamente a questo, una proposta di questo tipo, lanciamo una moneta e viene croce, se lanciamo una moneta e viene croce perdi €100, se viene testa ne vinci 150. Accetteresti o no? La maggior parte delle persone non accetta questa proposta, perché la paura di perdere €100 è molto maggiore della speranza di vincerne 150. La maggior parte delle persone di fronte a un quesito del genere è quando gli viene detto quanti soldi dovresti vincere se viene testa per poter accettare questo rischio. La maggior parte dice 200, cioè il doppio della perdita. Questo perché? Perché nel confronto diretto fra perdite e guadagni, sul piano psicologico, noi percepiamo le perdite come molto più grandi dei rispettivi guadagni. C'è un motivo evolutivo per questa simmetria, però è anche vero che a causa di questo si fanno una miriade di errori nella negoziazione, nelle scelte, negli investimenti e non solo. Faccio solo un esempio. Due persone sono state amiche per 30 anni, dopodiché poniamo Carla e Marisa, dopodiché cosa succede? Carla ha un atteggiamento negativo nei confronti di Marisa, particolarmente pesante. Carla decide di non essere più amica di Marisa. Se andiamo a guardare sul piano razionale, la cosa non ha senso, perché per 30 anni sono state amiche. Per 30 anni Carla ha avuto benefici dall'amicizia di Marisa e Marisa ha avuto benefici dall'amicizia di Carla. Adesso basta un elemento negativo per distruggere tutto questo. Evidentemente la percezione della perdita occulta, obnubila, cancella il ricordo di tutto il positivo che c'è stato. Basta un solo tradimento, sentirsi traditi una sola volta per chiudere una relazione che invece ha dato effetti positivi per tanti anni. Si dirà, a questo punto non mi posso più fidare. Sarà anche vero, però è anche vero che per 30 anni la fiducia è stata ben riposta. Si può anche ipotizzare un momento difficile, un errore,
come dire, una cattiva valutazione da parte di uno dei due, oppure semplicemente motivi che non conosciamo. Eppure tanta gente poi rompe l'amicizia per questo motivo. L'avversione alla perdita determina effetti devastanti da questo punto di vista. La percentuale questo grafico ci dà un'idea del rapporto fra esito oggettivo e valore soggettivo. L'esito oggettivo è identico, meno 600, meno 200, più 200, più 600, stessa linea, stessa lunghezza. Le quantità sono identiche, qua c'è il meno, qua c'è il più. Ma la percezione è diversa. La percezione del valore positivo del guadagno è più bassa di questa, cioè dell'esito oggettivo, e la percezione della perdita è molto più alta di questa. Questo è il quadro dell'avversione alla perdita. Allora, qualche esempio di bias cognitivi che possono indurre quindi in errore nelle scelte di ogni giorno, nel luogo di lavoro, a casa, nelle relazioni, in ogni ambito della nostra vita. La scuola, quante occasioni presenta di bias cognitivi, di distorsioni e di errori sistematici da parte dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti, dei genitori? E quanto si potrebbe evitare di questi errori se semplicemente se ne conoscesse la natura, il motivo che induce in errore, e se si sapesse come arginare questo tipo di errore? E come educare gli studenti a una maggiore razionalità e ponderazione nelle scelte, conoscendo questi meccanismi? Ecco, sono queste le domande a cui proveremo a rispondere nel corso che è stato programmato.